dovrebbe essere iniziata dall'altra parte del portone, dove noi giornalisti non possiamo al momento entrare, l'udienza fallimentare della Samb. Ne abbiamo parlato prima, la Samb Calcio ha chiesto un concordato in bianco con una dilazione dei tempi. E, presente l'avvocato Dario Pianese per le sei delle sette istanze fallimentari presentate per circa 180.000 euro. Ma adesso leggiamo una lettera inviata ieri dall'avvocato Luca Miranda di Cervaro, in provincia di Frosinone, a nome di tutta la rosa dei calciatori rossoblù, compresi quei calciatori che a gennaio hanno abbandonato il club. Parliamo di Nocciolini, Masini, Rocchi e Malotti. E i calciatori lamentano i mancati pagamenti e descrivono l'ammontare del debito della Samb sportivo verso i calciatori. E, praticamente parliamo di D'Angelo, D'Ambrosio, hanno scritto D'Angelo, D'Ambrosio, Scrugli, Cristini, Occhiato, Fusco, Angiulli, Padovan, Trellodi, Pasquale, Bacio Terracino, Lescano, Nobile, Fazzi, Lombardo, Memetai, Enrici, Biondi, Bacic, Chacon, Laborda, De Ciancio, Goicocea, Lopez, Botta, Liporacce, Nocciolini, Masini, Rocchi, Malotti e Clusciaca, Mauri e Rossi, ai quali si aggiungono appunto Nocciolini, Masini, Rocchi e Malotti. Lettera D della punto D della lettera. Tutti gli esponenti hanno già messo in mora, senza esito e nelle forme previste dall'accordo collettivo, la società in relazione ai crediti retributivi della stagione sportiva 2020-21 fino alla mensilità di febbraio 2021, come da documentazione allegata, quanto a complessivi 710.991,54 euro lorde. Alla data odierna, maturato anche il ratio retributivo della mensilità di marzo 2021, i crediti degli esponenti sono aumentati di ulteriori 193.605,24 euro lorde, quindi ogni mese la Samb ha un 193.000 euro da pagare ai calciatori. Il credito complessivo degli iscriventi, scaduto alla data odierna, ammonta in complessivi euro 904.596,78 euro. E la lettera G, che è il punto forse più importante, perché ci si rivolge praticamente al giudice fallimentare, l'onorevole Francesca, ho un attimo di lapsus, vado perché scusate, siamo in diretta, è interesse, ho dimenticato un attimo il cognome, è interesse degli esponenti rappresentare tale circostanza all'onorevole giudicante, avendo appreso da fonti di stampa l'intenzione della società di opporsi alla declaratoria di fallimento del club e a presentare domanda di concordato in bianco al fine di segnalare la sussistenza di detta ingentissima massa debitoria passiva della società e l'evidente stato di insolvenza della stessa. Quindi c'è una lotta legale precedente all'udienza dove la Samb chiede una dilazione, i calciatori dicono no, non veniamo pagati, qui parliamo di 1 milione di euro alla data odierna, questi soldi non ci sono, non sono stati mai pagati, inutile farla andare, come dire, alla 151, ma andiamo al fallimento. Quindi c'è questa situazione, alcune informazioni che poi verificheremo puntualmente, ma adesso siamo in diretta, vi diamo le informazioni di base. Sembra che questa istanza, siamo stati cercati anche degli avvocati proprio qui di Ascoli Piceno domenica scorsa da un commercialista della zona di Monza, ma questi avvocati si siano rifiutati, quindi diciamo la parte della Samb Calcio in questo momento è difesa da un avvocato di Chieti o della provincia di Chieti. Saremo più precisi nei nomi, sperando magari di ottenere qualche dichiarazione al termine dell'udienza, ma io do la parola al collega Giuseppe Buscemi, facciamo un attimo un cambio di scenografia per un commento su questa lettera. Sì, prego, scambiamoci un attimo. Bello della diretta, ma mi perdonerete. È il bello della diretta, è caduto il foglio. Da questa lettera, ovviamente fatta con tutti i criteri dagli avvocati Emanuele e Luca Miranda, che sono gli avvocati dell'Associazione Italiana Calciatori, una giusta conferma dei diritti che hanno i giocatori, ma io mi incuriosisco al punto C di questa lettera. Fra i creditori appaiono Nocciolini, Masini, Rocchi e Malotti, e scopriamo che soprattutto Nocciolini, Masini e Malotti non andarono via perché Nocciolini non si trovava in buoni rapporti con altri giocatori, Masini e Malotti non andarono via perché
le loro società di proprietà li avevano chiamati, ma andarono via per questo motivo, per cui onore a questi giocatori che avrebbero continuato a giocare con la Samp, ovviamente qualora fosse da professionisti fossero stati pagati, e invece non sono stati pagati, e quindi questa, prendere questo fa loro onore. Adesso vedremo comunque come si svolgeranno gli eventi.